Prima di addentrarci nel cuore del tema di questo breve contributo, sembra necessario spiegare con una piccola introduzione le circostanze che hanno consentito alla Biblioteca Centrale del Comune di Milano di entrare in possesso della preziosa discografia di seguito illustrata. Analogamente alle principali città italiane, Milano ha ospitato sin dal primissimo dopoguerra la cosiddetta Biblioteca Americana che l'acronimo istituzionale USIS riferiva al United States Information Service, sostenuto dal governo degli Stati Uniti. La sua missione era quella di diffondere la cultura nordamericana nel nostro paese al fine di suscitare un sentimento di fiducia verso gli Stati Uniti quale paese portatore di pace e di giustizia sociale e quindi di dissolvere la diffidenza creata in Italia da tanti anni di propaganda anti-americana voluta dal regime fascista. È da sottolineare il grande successo dell'iniziativa che su scala nazionale nel 1955 in un paese con il 12% della popolazione in condizioni di analfabetismo aveva raccolto oltre 500.000 di iscrizioni nelle diverse biblioteche dell'USIS. Il loro funzionamento e la loro organizzazione è risultato un modello avanzato nella realtà italiana per via dell'impostazione anglosassone che prevedeva l'ospitalità in un ambiente accogliente e ben arredato, un'offerta di prestito domiciliare con pochissime restrizioni, gratuito, senza obbligo di presentare un documento di identità, aperto a tutti i residenti in Italia e, con il materiale, disposto a scaffale aperto secondo la classificazione DOA. Il loro funzionamento, che era stato innegabilmente immaginato come uno strumento di propaganda nell'ambito della politica estera, è stato compromesso quando i finanziamenti americani per la cosiddetta guerra fredda culturale all'estero subirono un progressivo ridimensionamento a seguito del rinnovato quadro politico europeo propiziato dal disgelo nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. A Milano il disinteresse statunitense a fornire i fondi necessari determinerà a fine Novecento la chiusura della biblioteca, nonostante la petizione firmata da numerosi intellettuali su iniziativa di Rosellina Archinto e Bianca Beccalli. Ma già nella prima fase di questa triste parabola, la Biblioteca Centrale di Milano ha acquisito in dono un gran numero di documenti del prezioso patrimonio che l'USIS conservava e distribuiva nella storica sede del Palazzo Patrizio Bigli Ponti in via Bigli numero 11, che per anni ha visto abitare il poeta Eugenio Montale e ospitare la celebre galleria d'arte Il Milione. Un fondo importantissimo che ha rinvigorito ancora di più l'offerta di un servizio che nel 1963 è stato giudicato esemplare dalla Federazione Internazionale delle Discoteche riguarda la collezione di vinili provenienti dall'USIS, in gran parte composta da long playing mai pubblicati in Italia. Tra questi spicca la raccolta di opere musicali realizzate da compositori americani che è stata messa in evidenza da una selezione di cover esposte presso la zona scaffale aperto della biblioteca in concomitanza con altre iniziative che hanno come comune denominatore John Cage, personaggio che riassume l'essenza delle idee più avanguardistiche conosciute nel XX secolo americano e che sono tuttora fonte di ispirazione e di scandalo. Figlio di un inventore, ha inventato il pianoforte preparato che aveva l'obiettivo di modificare il suono dello strumento posizionando sulla cordiera vari oggetti, ma questa è solo una delle molteplici realizzazioni concettuali ideate da Cage per far crollare programmaticamente le concezioni musicali che si sono sedimentate anche nei processi di evoluzione sviluppatisi in 300 anni. Sintetizzando le più spericolate concettualizzazioni che in filigrana portano una trasposizione in musica del pensiero di Marcel Duchamp, si può partire dagli studi sulla liberazione del suono per sottrarlo alla volontà di controllo da parte del compositore. Da qui si arriva alla libertà dagli aspetti soggettivi, conquistando l'aleatorietà e quindi superando la forma per dare luogo ad agglomerati musicali informali dove vige l'organizzazione del caso attraverso un sistema di combinazioni numeriche ispirate a I Ching, con un impatto sul suono, la sua dinamica e la sua durata. Il libro oracolare dei Qing, scritto in Cina intorno al 200 a.C. e fonte indispensabile del confucianesimo e del taoismo, è raggiunto tra le mani di Cage nel 1950, quando già il suo interesse verso le filosofie orientali ed in particolare il suo studio sullo Zen era stato approfondito da un decennio. Questo approccio culturale si manifestava nella sua negazione dell'io, avendo come conseguenza un approccio alla musica secondo cui la posizione del compositore rinunciava al controllo sull'organizzazione dei suoni.
Questi sono alcuni tra i principali concetti della sua ricerca musicale, partita studiando con Schoenberg, Cowell, Varese e finita per influenzare Boulez, Pusseur, Stockhausen, Bussotti. Il suo primo maestro influente, Henry Cowell, gli consiglia di studiare con Schoenberg, quando questo compositore emblematico della seconda scuola di Vienna era espatriato a Los Angeles per via delle leggi razziali in vigore nel suo paese e alle prese con un irrequieto allievo come Cage lo aveva battezzato inventore di genio. Questo tabula rasa ha determinato nell'ambiente una controcultura musicale di teorizzazioni utopiche ed esperimenti estremi, raccogliendo intorno a Cage, direttamente o indirettamente, un fermento declinato in diverse esperienze, tutte testimoniate dai long playing della collezione ereditata dall'USIS. E ci sono anche registrazioni di autori rimasti nell'ombra, isolati dall'establishment dei musicisti connazionali. Un esempio tra tutti è quello di Harry Parch, spirito libero e iconoclasta, vita avventurosa da hobo, vale a dire da vagabondo volontario, primo vero creatore dell'happening musicale e fantasioso inventore e costruttore di una decina di apocalittici strumenti musicali conservati attualmente in una università del New Jersey. Proprio per questa abilità nella costruzione di nuovi strumenti, Parch si autodefiniva un musicista filosofico sedotto dalla falegnameria. E queste sue creazioni di stravagante liuteria gli servivano per realizzare la sua filosofia, che era approdata a teorizzare quella che si può definire una musica microtonale, dove, al posto dei consueti 12 intervalli di semitono previsti dal sistema ben temperato, i suoni utilizzabili risultavano suddivisi in 43 intervalli diseguali, basati sulla serie armonica. Facendo dire ad un altro caposcuola del Novecento musicale americano come Charles Ives che in questo modo Parch poteva avvalersi anche delle note nelle fessure. Se le creazioni di falegnameria visionaria realizzati da Parch sono approdate a veri e propri strumenti acustici, sulla scena americana le ricerche più diffuse hanno coinvolto, dalla seconda metà degli anni 50 del Novecento, uno strumento nato per scopi tutt'altro che musicali, il computer, che allora non poteva essere impiegato nella stessa maniera in cui lo si è fatto a partire dagli anni 80 con le nuove tecnologie che hanno consentito la produzione del personal computer. Pertanto, la preistoria della musica elettronica consentiva elaborazioni di dati con creazione di suoni e di forme esclusivamente in centri di ricerca. Così la performance live si avvaleva dei manufatti preparati in quelle sedi e trasportati sul nastro, con il quale interagivano i musicisti e i cantanti sia nelle registrazioni discografiche che nei concerti. Per questo il termine usato nel definire questa musica è quello di elettroacustica. A proposito di musica elettroacustica, per quasi tutti gli anni 50 Cage, insieme a David Tudor, Christian Wolff, Earl Brown e Morton Feldman, anch'essi presenti con alcuni vinili nella collezione donata dall'USIS, lavorò al Project for Music for Magnetic Tapes, finanziato con $5,000 dal giovane architetto Paul Williams e realizzato usando quello che Cage ha definito un procedimento mutuato dalla poetica cubista e che i francesi praticavano già dal 48, chiamando il risultato musica concreta. La ricerca non si sarebbe fermata a questi risultati estremi che hanno testimoniato l'aspirazione dei compositori a svincolarsi dalla storicità dei precedenti e dalle lezioni, come si suol dire, degli autori esemplari e classici. Ma anche per i più intransigenti musicisti americani che hanno sostenuto e sostengono tuttora questi concetti, un maestro diretto o indiretto sarebbe esistito, John Cage. E per inquadrare in una conclusione sintetica gli orientamenti di questi musicisti, prendiamo in prestito un autorevole pensiero di Theodor Adorno. Perfino la possibilità della musica è diventata incerta, aggiungendo: le sole opere che contano oggi sono quelle che non sono più opere.